ascoltano volentieri, perciò accetterò di leggere le poesie come tu mi hai chiesto, però dal punto di vista tecnico sono contrario alle esecuzioni orali, perché la poesia una volta scritta, dato che oralità e scrittura hanno divorziato molto tempo fa, non può più agire a ritroso e rifarsi suono, la parola. Inoltre, la linearità del suono fa sì che non ci sia la possibilità di andare e venire, di oscillare come invece si deve fare leggendo poesia. Io leggo, io oscillo tra un verso e l'altro, così vedo, riconosco l'architettura del testo e comunque leggo tutti i significati. E invece nell'esecuzione orale si procede in una sola direzione, perciò questo tipo di oscillazione, che secondo me è fondamentale, viene perduta. Una volta organizzai a Roma delle letture di poesia che si intitolava Corpus Crypsit, la manifestazione, alla Galleria della Tartaruga, però feci una prefazione ironica che naturalmente nessuno accolse o comprese. L'anno dopo fecero Castel Porziano, eccetera, e così cominciò la grande kermesse delle esecuzioni orali di testi poetici. Non saprei far cosa alcuna, se non tacendola al cuore, che d'opere altrui non si contenta, se stentati al paragone i fatti e macula il chiarore. Vedo il lustro delle cose polveroso, e se riguardo precipizio della storia, ripetizione, unico argomento. Il 1 maggio del 2003 mi sono svegliato e ho detto, ma Sana, andiamo a vivere a marzo, perché ero stanco di vivere in città. E quindi è da allora che stiamo qui, sono ormai 15 anni. È una casa grande come una valigia, però infatti ho dovuto rinunciare a molti dei libri, ma poco importa, mi ci sono abituato. Ci sono mostri ovunque, anche tra la povera gente, e questo confuse la lotta di classe. Il giudizio doveva essere individuale. Le categorie si addicono a chi guarda da lontano senza imparare quel volto, nastro scivolato dai capelli, vicinanza di sguardi, inebriata, sconcia, fioritura. Secondo me le città sono ormai delle trappole, nel senso che lasciamo perdere il tema inevitabile dell'inquinamento, del traffico, del rumore di fondo, a cui non si bada, ma che io sento bene, c'è troppa gente. Di mattina non si può uscire perché sono tutti isterici, corrono, prendono il tram, il pomeriggio sono già un po' più stanchi, allora uno può anche vagare per la città, ma le città essenzialmente non offrono più nulla. Ai miei tempi si poteva ballare decorosamente, ma ora le discoteche sono diventate dei posti di merda, nei quali la musica è molto brutta, c'è gentaglia, non vale, c'è troppo rumore e non ne vale la pena. Dal punto di vista delle mostre, degli spettacoli teatrali e così via, mi sembra che siamo malmessi, nel senso che non ci sono più cose davvero interessanti. Oggi non vale la pena neanche di andare a New York, a Londra o a Berlino o a Parigi, perché sono tutte decadute queste città dal punto di vista culturale, non solo dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista della qualità della vita, perché se a Parigi, in centro, negli arrondissement di pregio, c'è gente che dorme per la strada, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quasi 80 anni. Poi, curvando il tempo, rivedi la via, se non la casa, dell'origine. Via senza vagiti, silenziosa. Molti vi saranno morti nel frattempo, a sminuire la tua pretesa, a rammentarti che non c'è rispetto tra nascere e morire, e non si fa amicizia con l'intermedio vuoto. Io sto in campagna perché sono amico degli alberi, quindi voglio dire, è delle nuvole, e perciò è il posto perfetto per me. Mi piacciono anche gli animalini, non so che farci, insomma, sono fatto così. Scrivere la storia delle cose minute, la vicenda di un pettine ai capelli o il culto delle scaglie di madreperla. È tempo di destarsi per
per consistere nell'ardua interezza dei frammenti. È qui che si viene vinti, un vetro offuscato, un appuntamento con la polvere. Dove ho vissuto meglio? Ma Roma 1960, ma già nel 64 non mi piaceva più. Milano negli anni 60, perché si lavorava molto bene, era una città utile, efficace. Ha smesso di esserlo negli anni 80, quando sono arrivati gli APIS con le loro 24 ore, e le loro anfetamine e così via, la coca più delle volte e soprattutto l'ottusità. Non lo so, sono stato anche a Venezia, ma sembrava ho vissuto anche lì, ma era un vecchio carillon, cioè un posto in cui per la strada, nelle calli, ti urtano di continuo i turisti, e in cui, non so, l'insalata costa una fortuna, in cui alle 9 di sera è tutto chiuso, non fa per me che sono uno che vive di notte. E cosa fa Bomarzo di notte? Ah, io sto in casa, a Bomarzo non esco quasi mai, sto in casa perché la gente, con la gente del posto non ho vero commercio, però io guardo, la natura qui è bella perché è selvatica, quindi, e poi io sono un nomade mentalmente, quindi ho le mie abitudini. Vado in giro con le mie attrezze, le mie tende, le mie cose e vivo ovunque a modo mio, cioè nello stesso modo. Perciò il luogo è relativamente indifferente. Prevale il modo in cui sono abituato a vivere. Le abitudini sono una grande avventura, in fin dei conti, perlomeno l'unica che mi sia rimasta. La morte è un'opera minore. Siamo esistiti. E dirlo al passato mi contenta. Ho vissuto qui, ove le stagioni mai non si rimpiangono. Io ho fatto tanti mestieri, e li ho fatti con una mano sola, nel senso che mi sentivo di passaggio, però li ho fatti, spero, abbastanza bene. La pubblicità, no, io sono sempre stato un dilettante, non, lavoravo poco, non mi interessava, e lo facevo per il denaro e basta. L'unica cosa che fa insegnare è un'attività deludente, più lo fai intensamente più vieni deluso. Poi oggi c'è una tale burocrazia che ha sopraffatto qualunque slancio del cosiddetto corpo docente. Non lo so, collaborare ai giornali, attività malinconica. Suonare. Ecco. La cosa che mi è piaciuto fare di più quando ero davvero giovane era suonare la batteria jazz, perché il jazz io vengo da lì, cioè quindi, perché un altro dei guai della poesia contemporanea è che non c'è ritmo, è un disastro. Vabbè, sì, credo che la cosa che più mi è piaciuto fare sia stata quella di suonare le percussioni. Uno di noi, in ogni silenzioso giorno tra un secolo e l'altro, cercando essere presente, dedicarsi al visibile, ma l'arido lo spinge dietro le quinte, ove si agita da solo un sostituto ubriaco. Essere tifosi del Torino è un difetto, nel senso che i ragazzini, si sa, che fanno il tifo per la squadra che vince. Allora, dato che sono nato nel 39, e ho visto anche una volta giocare il Grande Torino, era la squadra, una delle squadre più forti del mondo, perciò naturalmente facevo il tifo per il Torino, come oggi fanno il tifo per quegli stronzi della Juventus, i ragazzini. È l'unico motivo, però secondo me si deve obbedire all'infanzia, dunque si deve essere fedeli alle manie premature di quando si è bambini, e perciò io continuo a patire, perché il Torino non dà soddisfazioni, fa anche tenerezza, dato che è la squadra più sfigata del mondo, una delle più sfigate, vittima anche di ingiustizie arbitrali, diciamolo pure, e così via. Bon. E trasognando le vedi, figure scarse, livide come un delitto o per sortilegio amorose. Invidia d'una vita senza le mie vertebre,
un non orgoglioso scorrere, facendo del sorriso un'abitudine, come in certe locande fuori mano, sai quando sbagli strada e chissà dall'errore cosa speri. Io sono desolato dalla immoralità contemporanea, ossia avidità, violenza, ci sono sempre volgarità, ci sono sempre stati, ma oggi intanto c'è l'ostentazione di ciò che una volta veniva giudicato malamente. Cioè, se Wanda Nara, moglie del nobile Icardi, si vanta su Instagram del dono di una Bentley, è una volgarità, incomprensibile. Se espongono seni rifatti, cioè fasulli, è una volgarità, voglio dire, se nel Settecento al Ponte delle Tete le puttane veneziane incitate dal consiglio locale, cioè dai governanti, esponevano il seno per scoraggiare la sodomia imperversante, era una cosa anche a modo suo gentile, ma i seni rifatti vengono esposti molto più dei seni innocenti di 30 anni fa. Perché io non scrivo mai poesie sparse, o comincio, se faccio un libro, se no niente. E infatti questo è praticamente un poemetto, però io adesso non mi ricordo un tubo di questo libro qua. E come faccio a scegliere? All'inizio degli anni Ottanta io pensai a una pubblicità per l'agenzia della quale ero direttore creativo. Dato che non potevo privilegiare un cliente o un prodotto, sarebbe stato ingiusto nei confronti degli altri, allora, dato che volevo evitare il penoso autoritratto in cui si dice di sé quanto son bravo, allora io ho inventato un prodotto inesistente, che era il tuorlo palucca. Va detto che io l'ho inventato in un quarto d'ora, ma ci ho messo 4 anni per convincere l'amministratore delegato a usare questa pubblicità. Vai, pazienza. Allora, la storia era, perché comprare un uovo intero quando si può comprare solo il tuorlo? Tuorlo palucca, il figlio dell'uovo. Allora abbiamo fatto delle confezioni col blister, così, con l'uovo di legno dentro, e manifesti, annunci pubblicitari, eccetera. La gente andava nei supermercati a cercare il tuorlo palucca e si sentiva dire: non è ancora arrivato. Ecco, è stato abbastanza divertente. Poi Arbore, cioè, venne intervistata una serie di persone, da Stella Pende, no? Così, Arbore rifiutò l'intervista e poi qualche anno dopo tirò fuori il Cacao Meravigliao. Non c'è niente di male, però lui ammise poi in un'intervista a Panorama che si era ispirato al tuorlo palucca, ma questo poco importa, sono danni collaterali. Le parole sono da usura disarmate, pure non ci lasciano, se noi violenti e fedeli, per facili abissi, spasimanti e sposi.